20 e 21 settembre si voterà per le elezioni regionali e per il referendum costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari. Al fine di prevenire il rischio di contagio da Covid-19, le consultazioni si svolgeranno ovviamente nel rispetto dei protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal governo. Sarà innanzitutto obbligatorio l'uso della mascherina per accedere ai seggi e durante le operazioni di voto. Per l'allestimento dei seggi saranno previsti percorsi dedicati e distinti d'ingresso e di uscita, chiaramente identificati con apposita segnaletica. Saranno vietati assembramenti nei seggi elettorali, prevedendo, ove possibile, anche apposite aree di attesa all'esterno degli edifici. I locali saranno allestiti in modo da garantire il distanziamento di almeno un metro tra i componenti del seggio e tra questi ultimi e gli elettori. Durante le votazioni saranno previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e delle superfici di contatto e saranno messi a disposizione prodotti igienizzanti in ogni seggio. Sarà responsabilità di ciascun elettore, infine, il rispetto di alcune regole basilari: evitare di recarsi al seggio in caso di temperatura superiore a 37,5, non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni, non essere stati a contatto con persone positive al virus negli ultimi 14 giorni.